Hanno vinto il primo premio sezione artistica e una menzione speciale per il lavoro più innovativo. Sono questi i riconoscimenti dati agli studenti della classe terza C della sezione grafica e comunicazione del Polo Trefano in merito all'adesione del concorso indetto dall'Osservatorio di Genere sezione di Macerata a livello nazionale intitolato sulle vie delle parità delle Marche. Gli studenti, insieme ai docenti, hanno rielaborato il tema del concorso progettando un gioco da tavola ispirato al classico gioco dell'oca, intitolando quest'ultimo con il nome di Donne in gioco. La ricerca del progetto è nata dall'idea di voler creare un gioco che sia adatto a tutti e che sia in un qualche modo riesca ad insegnare la storia di alcune donne molto importanti del territorio. In particolar modo per la realizzazione delle pedine del nostro gioco, innanzitutto abbiamo ricercato delle antiche fotografie con cui poter realizzare le pedine. Le protagoniste scelte dagli studenti sono state alcune donne del territorio di Fano che con la loro passione, forza e impegno hanno ristabilito l'equilibrio tra i sessi, restituendo parte di dignità e centralità nel rispetto delle differenze di genere, lasciando testimonianza ad esempio di impegno nell'ambito sociale e lavorativo. Le donne che sono state rappresentate nel gioco sono Vittoria Moskatovsky, una nobildonna poetessa, Adele Bey, una parlamentare, Maria Luisa Bonelli, una storica della scienza e museologa, Angiola Bianchini, un'educatrice, Lea D'Antinori, una partigiana, Letizia Fusarini, un'attrice, Luisa Palazzi Gisberti, nobildonna e filantropa, Sara Levi Nathan, patriota, 10 maestre marchigiane, pioniere per il diritto al voto delle donne. L'obiettivo del gioco è stato infine quello di coinvolgere bambini delle scuole elementari della città per verificare l'efficacia del prodotto. Un ringraziamento particolare alla preside e la dirigente dell'Istituto Comprensivo Corridoni, la quale si è resa disponibile con i ragazzi della quarta A e quarta B attraverso anche l'aiuto della maestra Francesca Giardini, si sono rese disponibili a realizzare e sperimentare il nostro gioco con la presenza dei nostri studenti e dei bambini. Abbiamo sperimentato che effettivamente è un gioco bello, interessante e che può dare un grande valore di contenuto.